Benvenuti ad Economia, dialoghi sull'impresa, lo spazio informativo di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con questa rete. Oggi parliamo di spazio CDP, Cassa Depositi e Prestiti, in collaborazione con Fondazione Banco di Napoli. Hanno aperto a Chieti un punto informativo che interessa tantissime aziende del territorio, ma non solo, anche in realtà della pubblica amministrazione. Capiremo qual è la ratio che ha mosso queste due realtà ad allearsi per un intento così nobile. Ne parliamo con ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sto per presentare. Parto con gli ospiti in collegamento e do il benvenuto a Sara Amabile, referente gestione e sviluppo relazioni pubblica amministrazione CDP Centro Italia. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E ancora do il benvenuto a Matteo Rusciadelli, responsabile gestione e sviluppo relazioni Mid Corporate Centro Sud CDP. Buonasera, buonasera a lei e grazie dell'invito. In studio adesso per dare il benvenuto all'avvocato Vincenzo Di Baldassarre, che è vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli. Buonasera. Buonasera dottoressa Gomez, a lei, ai suoi ospiti e ovviamente ai telespettatori. Perfetto, con queste premesse partiamo e la prima domanda è all'avvocato Di Baldassarre, al quale ovviamente pongo il quesito più ovvio: per quale motivo questa partnership e perché esattamente a Chieti nasce questa realtà? Prego, avvocato. Beh, penso che sia opportuno innanzitutto presentare la Fondazione Banco di Napoli, un'entità che è apparentemente lontana perché si trova in Campania. Si tratta di una fondazione bancaria come ce ne sono 86 in Italia. In Abruzzo abbiamo la Pescara Abruzzo, la Fondazione Tercas, l'ex Fondazione Carispac, che sono identiche alla Fondazione Banco di Napoli, ancorché operano sul livello provinciale o regionale. Noi come Fondazione Banco di Napoli invece siamo proiettati verso una realtà meridionale, perché ci riferiamo a 6 regioni del meridione. Il meridione continentale sono ovviamente Campania e Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Basilicata. E sono un po' le nostre regioni di riferimento per tutte le attività che svolgiamo, siano esse quelle più legate al sociale o alla cultura, siano quelle legate all'economia, perché il nostro intendimento è quello di essere a fianco alle imprese, all'economia in senso generale. Lei mi ha chiesto perché Chieti. È una bellissima domanda, anche perché Chieti ha subito recentemente un impoverimento istituzionale e noi abbiamo invece avuto l'ambizione di aprire a Chieti questo spazio CDP, che non è uno spazio occasionale, è uno spazio periodico che sarà a servizio dell'intera regione Abruzzo. Chieti è baricentrica in questa situazione abruzzese e ovviamente la nostra aspirazione è quella di poter, attraverso la sede di Palazzo De Maio, dare un sostegno all'economia locale. Lo dico come se fosse, se immaginassimo un marziano, perché CDP sostanzialmente è per l'Abruzzo un marziano, se pensiamo che l'Abruzzo vale quanto un quartiere romano, poco più di 1 milione di abitanti, quindi è una realtà estremamente piccola, non dico insignificante, ma certamente circoscritta nel suo valore. Per una realtà grande come CDP, CDP è una società che ha 170 anni di storia, sono sicuro che oggi ce lo ricorderanno, e in 170 anni è stata a fianco alle grandi imprese italiane nei momenti strategici. Oggi CDP si affaccia invece in una realtà anche più vicina a quella che è la realtà abruzzese. È qui che entra in gioco la Fondazione Banco di Napoli, azionista di CDP insieme a altre fondazioni, insieme al Ministero delle Finanze. È entrata in Abruzzo attraverso un atto di incorporazione che è quello della ex Fondazione Carichieti, una realtà altrettanto storica con oltre un secolo di vita, che è stata inserita nella realtà della Fondazione Banco di Napoli, che purtroppo è la vecchietta della situazione perché noi abbiamo oltre 500 anni di storia. Cosa abbiamo fatto in 500 anni? Perché poi è questo l'aspetto
aspetto che ci distingue rispetto a tante altre realtà. Noi nasciamo dai banchi napoletani del Cinquecento. Eravamo a fianco alle persone che avevano bisogno e alle persone che iniziavano le loro attività, con una sorta di solidarietà molto importante. L'attuale governance della Fondazione è voluta tornare a quelle origini, soprattutto in un momento come questo in cui gli effetti della pandemia si manifestano per quanto sono devastanti. Quindi abbiamo fatto una serie di iniziative, abbiamo posto in essere una serie di strumenti, sia inizialmente a favore delle persone, che erano il nostro principale obiettivo. Adesso, superato la fase di emergenza, stiamo orientandoci verso le imprese, ma con esse le pubbliche amministrazioni, perché il mondo della pubblica amministrazione e il mondo delle imprese è strettamente collegato e da loro ci rivolgiamo. E questo spazio CDP cosa vuole essere? Vuole essere un punto d'incontro, un punto in cui le realtà abruzzesi, pubbliche e private, incontreranno Cassa Depositi e Prestiti con i suoi referenti per avviare una serie di interlocuzioni che speriamo poi vadano avanti nel tempo. Dottoressa Amabile, si parlava qui in studio, diceva il vicepresidente, che CDP si è evoluta nel tempo. Quindi dialoga adesso anche con la pubblica amministrazione. So che lei vorrebbe fare riferimento al servizio finanziario legato al discorso attualissimo del super ecobonus al 110%, di cui abbiamo già parlato tante volte come tematica nella nostra trasmissione. Prego. Sì, grazie. In effetti si tratta, ecco, di una delle tematiche più attuali, quelle legate al superbonus, e come è noto gli unici soggetti che nell'ambito della pubblica amministrazione possono beneficiare ai sensi della normativa vigente del cosiddetto ecobonus o superbonus 110 sono gli enti o società di capitali che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Ed è proprio a questi soggetti che CDP ha rivolto un nuovo prodotto finanziario, il prestito edilizio. Con il prestito edilizio la Cassa si candida a diventare un partner finanziario per l'ex IACP o le ATER per quanto riguarda i processi di riqualificazione del patrimonio immobiliare, sia di proprietà ma anche gestito per conto dei comuni, i progetti di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. Con il prestito edilizio quello che facciamo è assicurare la copertura finanziaria degli investimenti elegibili al cosiddetto superbonus, che come sappiamo è stato lanciato con il DL Rilancio 2020, nonché di quegli interventi che non sono direttamente elegibili al superbonus ma sono comunque strumentali o accessori alle opere e lavori elegibili a tale misura. La struttura finanziaria di questo strumento, che nell'ambito del quadro cauzionale prevede la garanzia fideiussoria dell'ente territoriale di riferimento, in realtà è molto simile a quella dei prodotti finanziari innovativi che la Cassa destina agli enti locali. Si tratta di prodotti che hanno l'obiettivo di accelerare la realizzazione di investimenti che beneficiano di contributi statali o comunitari, andando ad anticipare agli enti questi fondi in attesa dell'incasso dei contributi stessi. Il prestito prevede un periodo di utilizzo che va fino al 31 dicembre 2022 e che è estendibile di ulteriori 2 anni, ed è in questo periodo che gli enti potranno effettuare le richieste di erogazione per il pagamento delle fatture relative ai lavori eseguiti. Alla fine del periodo di utilizzo, naturalmente, partirà l'ammortamento e potrà avere, a scelta dell'ente, una durata di 5, 10, 15 o 20 anni, per cui la durata massima del prestito è di 20 anni. Il punto di forza del prodotto, no, potremmo dire l'elemento che lo rende peculiare nel suo genere, è proprio la previsione contrattuale che offre la possibilità per l'ente finanziato di cedere a CDP il credito d'imposta maturato sugli investimenti. In questo modo si dà all'ente la possibilità di abbattere anche completamente l'esposizione debitoria verso CDP, grazie alla possibilità di estinzione anticipata, totale o parziale, senza corresponsione di indennizzo.
Questo che cosa significa? Significa che il prestito, da un punto di vista teorico e in un suo utilizzo ottimale, potrà avere una durata commisurata a quella necessaria per eseguire i lavori, maturare il credito d'imposta che verrà poi ceduto a CDP con l'estinzione. Stiamo parlando quindi di una durata di qualche anno. Come tutti i prestiti di CDP, anche il prestito edilizio non prevede dei costi di istruttoria per la stipula ed ha naturalmente dei costi molto contenuti anche in relazione all'attuale contesto del mercato finanziario, che fa registrare tassi di interesse, come sappiamo, molto prossimi ai minimi storici. Oltre al prodotto finanziario di cui vi parlavo, noi proponiamo alle ATER anche un eventuale servizio di consulenza tecnico-amministrativa con l'obiettivo di accelerare la realizzazione di questi interventi. E prima del lancio formale del prodotto, che è avvenuto lo scorso marzo, noi abbiamo avuto modo di avviare, con la collaborazione peraltro della Regione Abruzzo, i primi contatti con le ATER abruzzesi. E queste interlocuzioni ci hanno portato peraltro alla stipula di due protocolli d'intesa con ATER Chieti e con ATER Lanciano, che saranno supportate e sono ad oggi supportate dai colleghi di Sviluppo Infrastrutture nell'esecuzione proprio di interventi di efficientamento energetico di edifici di proprietà dislocati sui territori comunali. Per cui questa appunto è un'esperienza che ci auguriamo di portare avanti per fornire supporto a quanti più enti di questo tipo. Decisamente, grazie per l'esaustiva spiegazione. Rusciadelli, abbiamo sentito il versante della pubblica amministrazione, adesso mi interessa da lei un focus sul versante imprese, dal punto di vista di misure a favore delle imprese territoriali, come si muove CDP. La ringrazio e rinnovo i saluti anche alla platea di persone che ci stanno seguendo. Mondo imprese, come giustamente sottolineava l'avvocato, Cassa Depositi e Prestiti sente un dovere di servizio sulla meritevole impresa territoriale che è parte del nostro DNA e si rinforza in questa stagione particolarmente acuta in cui le conseguenze dirette ed indirette della congiuntura Covid chiaramente ci preoccupano e ci responsabilizzano. Il modello di servizio storicamente adottato da Cassa Depositi e Prestiti aveva un'attenzione particolare sulla fascia alta. Questo è stato enormemente corretto nell'ultimo esercizio di piano strategico, quello che sta attualmente governando le nostre iniziative territoriali sull'orizzonte temporale 19-21. Perché è corretto? Per un'ovvietà, la struttura delle imprese italiane è oggi, come negli ultimi decenni d'altra parte, ancora fortemente sbilanciata sulla fascia piccola. Aver concentrato sforzi industriali sulla grandissima ci ha messo nella condizione subottimale di non trasferire o non perseguire lo sviluppo economico che invece ispira la nostra iniziativa. Da qui il disegno di un riorientamento dei nostri sforzi di accompagnamento finanziario e non verso la media impresa che ha già in tutto e per tutto dovuto confrontarsi con la sfida globale, con l'acutizzazione di tutte le logiche di preservazione, di mantenimento di quella capacità di competere, quella media impresa che oggi può essere anche l'elemento trascinatore positivo su la statistica di piccole e medie imprese che ancora oggi è prevalente nella diagnosi non soltanto di distribuzione di cosiddette teste, cioè di soggetti economici attivi, ma anche di loro contributo al valore aggiunto del nostro sistema Italia. Territorio significa sinergizzare, nel senso positivo del termine, a largo spettro,
con una missione che ambisce ad essere molto più presenti, molto più intimi di quanto non si sia realizzato nei nostri 170 anni di funzionamento, citati come anniversario della longevità della nostra istituzione. Tali sforzi hanno trovato anche una forma compiuta di cristallizzazione in un modello territoriale che ha con molto apprezzamento coinvolto anche la platea di nostri soci, platea che ci ha dato disponibilità di spazio e di ecosistema che noi oggi abbiamo il dovere di sfruttare, sempre nel senso sano del termine. Sfruttare cosa significa? Significa setacciare con molta cura ed attenzione la progettualità variamente declinata nei territori, progettualità che ci candidiamo a sostenere in formula diretta o indiretta, in formula finanziaria o non finanziaria, come credo avremo modo poi di discutere nel contesto di questa occasione di oggi. Certamente. E, vicepresidente Di Baldassarre, si parlava prima di un momento molto delicato questo per la nostra economia, ma non solo, a livello internazionale. Si parlava di Covid, si parlava di contingenza particolarmente sfavorevole per l'impresa. In questo ambito come si inserisce e che cosa si aspetta CDP e la Fondazione Banco di Napoli dalle sinergie di cui prima si parlava? Prego. Beh, occorre premettere che Fondazione ovviamente per sé non attende nulla, essendo un'istituzione posta a servizio della realtà economica in questo caso. Non vogliamo neanche essere degli assicuratori di soluzioni, vogliamo semplicemente dare la possibilità di cogliere determinate opportunità, e in questo CDP sicuramente rappresenta una opportunità irripetibile in questo momento, proprio per gli effetti che la pandemia ha prodotto, perché non dobbiamo dimenticare che stiamo perdendo numeri da tutte le parti, e se non siamo attenti a cogliere le occasioni che vengono, probabilmente diventeremo il meridione del meridione. Non ho paura né timore a dirlo, non voglio essere una Cassandra, però voglio essere un ottimista nel dire che gli abruzzesi sapranno cogliere questi momenti. Cassa Depositi e Prestiti ha già delle linee ordinarie che sono poco utilizzate in Abruzzo. Recentemente ha creato un patrimonio destinato di 50 miliardi, destinato a specifiche attività, ma che è già operativo. Farà una parte importante, svolgerà una parte di rilievo nel recovery plan, e quindi sarà il soggetto interlocutore maggiormente accreditato. Accreditato a che cosa per quanto ci riguarda? A esaltare quel potenziale che l'Abruzzo è in grado di esprimere. Ho un altro convincimento che vi voglio lasciare questa sera. Secondo me l'Abruzzo è una di quelle regioni a massimo potenziale inespresso, nel senso che nel tempo non abbiamo saputo cogliere i giusti momenti che l'economia ci offriva, e in questo modo abbiamo anche preservato risorse, e non da ultimo le risorse ambientali, ad esempio. Bene, oggi è il momento in cui tutte queste risorse, nell'ambito di un sistema estremamente virtuoso, portino a dei risultati. Cassa Depositi e Prestiti si candida in questo, e si candida prepotentemente, perché ha la struttura, la capacità, alla potenza per fare questo tipo di attività e per essere un supporto per le nostre imprese. E Palazzo De Maio a questo punto vuol svolgere una funzione di rilievo in questa vicenda, vuole essere il punto di accoglienza, il punto di incontro, perché interfacciarsi con, o meglio, relazionarsi con Cassa Depositi e Prestiti presso Palazzo De Maio. Anche questo è un aspetto rilievo, perché il contatto diretto, che in questo periodo, lasciatemelo dire, manca spesso, non riusciamo mai ad incontrare le persone con cui vorremmo avere dei momenti di crescita. Bene, a Palazzo De Maio potremo averlo, non si andrà più
solo e soltanto per vie telematiche o per vie telefoniche ad acquisire una serie di informazioni. Ci sarà una guida che potrà essere il responsabile di CDP in situ, in loco, quindi presso Palazzo De Maio, che accoglierà l'impresa, la pubblica amministrazione. Immaginiamo il piccolo comune del Basso Teatino, ad esempio, che ha necessità di interloquire con Cassa Depositi e Prestiti. Quale occasione migliore che farlo direttamente con i soggetti interessati? Poi saranno i responsabili di Cassa Depositi e Prestiti a farsi carico di quella problematica, di suggerire inizialmente, anche sotto forma di consulenza o di affiancamento, determinate soluzioni, ma sapranno anche guidare nei passaggi successivi. Quindi anche dove non avremo un accesso diretto agli strumenti che CDP offre, sicuramente avremo un accompagnamento di CDP verso queste opportunità. Dottoressa Amabile, si parlava prima di consulenza finanziaria, e dal suo osservatorio ci descriva quali saranno i servizi e come saranno impostati a sostegno della pubblica amministrazione. Sì, come giustamente sottolineava l'avvocato in apertura, la Cassa è interessata davvero da un profondo processo di trasformazione, un processo che ci conduce ad ampliare sempre più i servizi che offriamo agli enti, con l'obiettivo di essere sempre più vicini, presenti e di supporto alle reali esigenze del territorio. Proprio per questo nel 2019 CDP ha ampliato il proprio perimetro di intervento ed accanto all'attività core, che ormai dal 1850 vede CDP come istituzione finanziaria per eccellenza al servizio del Paese, è stata introdotta una nuova attività di advisory che è volta a supportare appunto le pubbliche amministrazioni nella realizzazione di interventi infrastrutturali in settori di rilevanza strategica per i territori, quali per esempio l'edilizia scolastica, l'edilizia sanitaria, il trasporto pubblico locale, la viabilità, l'edilizia pubblica e gli interventi sulle aree portuali. Perché nasce questa unità? L'unità nasce con l'obiettivo di intervenire nella riduzione dei tempi per la messa a terra delle infrastrutture e per migliorarne la qualità e la quantità. Il nostro obiettivo è dunque far realizzare agli enti più infrastrutture fatte meglio e fatte prima. Come lo facciamo? Lo facciamo fornendo un'assistenza a 360 gradi nella realizzazione delle opere pubbliche in tutte le fasi progettuali, partendo dalla programmazione fino a giungere alla fase di realizzazione delle opere stesse. A tal proposito, i colleghi di Sviluppo Infrastrutture, che rappresenta appunto l'unità dedicata, hanno competenze e specializzazioni molto verticali, sia nelle varie fasi progettuali che nei settori di interesse appena citati, e forniscono supporto nell'andare ad effettuare delle attività che riguardano le varie fasi progettuali, ad esempio con l'individuazione del quadro esigenziale, l'identificazione degli interventi prioritari, nella definizione di quella che può essere la modalità di realizzazione dell'opera che meglio risponde alle peculiarità e alle esigenze dell'ente in questione. E possiamo parlare ad esempio di un partenariato pubblico-privato piuttosto che di un appalto tradizionale, nella costituzione del cronoprogramma dell'opera, nella predisposizione dei documenti di gara, il monitoraggio della progettazione dei progetti stessi, sino alla consulenza che si può offrire nelle fasi di esecuzione stessa dell'opera. Per quanto riguarda il nostro modus operandi, noi agiamo svolgendo proprio un'attività di project management. Ci affianchiamo dunque alle amministrazioni senza mai andarci a sostituire, fornendo agli enti ed in particolare ai RUP dei singoli progetti in questione un project manager dedicato che opera potendo contare all'interno di Cassa del supporto di tre diverse tipologie di staff: uno staff di tipo tecnico, uno di tipo legale e uno di tipo finanziario. Per quanto riguarda la valutazione in merito alle opere infrastrutturali a cui riusciamo a dedicare un servizio di consulenza, i colleghi di Sviluppo Infrastrutture prima di tutto tengono conto di quella che è la rilevanza strategica e quindi
al beneficio effettivo che le opere apportano al territorio e teniamo conto anche di un parametro di tipo economico, in quanto riusciamo a garantire il servizio advisory per la realizzazione di interventi infrastrutturali che abbiano un importo minimo di 5 milioni. Questa partnership si sostanzia con la sottoscrizione di protocolli d'intesa con cui CDP e l'ente vanno effettivamente a dichiarare una comunicazione di intenti e si tratta di una collaborazione che non prevede alcun onere a carico dell'ente. Proprio a questo proposito, lo scorso novembre è stato stipulato un protocollo d'intesa con la Regione Abruzzo che prevede il supporto dei nostri specialisti per la realizzazione di opere infrastrutturali in diversi settori, quello dei trasporti, l'edilizia pubblica, il dissesto idrogeologico, interventi post-sisma e social housing. Desidero dare la parola all'altro nostro ospite in collegamento, perché si parlava di innovazione, di una nuova tipologia di approccio di CDP con l'utenza e con le imprese. Guardi, dall'osservazione sui territori è molto chiara un'evidenza. Oggi c'è un bisogno di finanza, noi amiamo definirla sartoriale, quindi una finanza che si adatta meglio all'iniziativa di crescita, di sviluppo di una determinata impresa. C'è anche però bisogno di stimolare una certa evoluzione soft, ovvero anche l'inserimento di alcune pratiche che sono degli abilitatori alla crescita. L'acceleratore che lei citava in effetti è il riflesso di questa considerazione strategica. Noi sentiamo un dovere realizzato nella storia, assolutamente confermato nel presente, intensificato per il futuro sulla media e piccola impresa, di adattare un'ingegneria finanziaria positiva a favore della crescita delle nostre imprese di qualsiasi classe dimensionale, mobilitando il cosiddetto indiretto, quindi strumenti un pochino più elaborati per l'enorme platea delle piccole e medie imprese, strumenti invece diretti di nostro dialogo bilaterale con la media e grande impresa. Questo però non riteniamo sia la risposta definitiva ai bisogni delle nostre imprese, che spesso hanno n fronti di sfida evolutiva da realizzare, che centrano poco, sono certamente collegate alla finanza, ma non si esauriscono con la finanza. E faccio alcuni esempi pratici. L'elaborazione di un piano strategico pluriennale, l'adozione di modelli organizzativi come la gestione attiva del rischio 231, la certificazione dei bilanci, un assessment, quindi una valutazione sui manager esterni che oggi sono inseriti in azienda, rispetto agli scopi che sono affidati a questi manager, valutazione di ottimizzazione fiscale, valutazioni strategiche di mercato potenziale, di scouting, quindi individuazione di nuovi mercati, miglioramento della capacità di servizio di questi mercati. Sono istanze con ricaduta finanziaria, ma hanno un contenuto molto più ricco della sola finanza. L'acceleratore è una prima risposta, non certamente l'unica risposta. Noi sentiamo un dovere di contributo, ma non possiamo certamente essere l'elemento salvifico che riesce a rispondere a tutto. Ma l'acceleratore si dà la missione di costruire un ecosistema di servizi professionali non finanziari a disposizione delle imprese che noi abbiamo selezionato ed organizzato, costruire un ambiente che sia fertile alla risposta di innovazione e di evoluzione della corporate. Ottimo, grazie mille per questi vostri preziosi spunti. Abbiamo, grazie alla vostra esperienza, potuto affrontare questo interessante tema della Cassa Depositi e Prestiti in partnership con Fondazione Banco di Napoli. Siamo giunti alla conclusione della nostra trasmissione, ma prima devo leggervi gli appuntamenti di Confindustria Chieti Pescara.
Pescara, promossi e organizzati per imprenditori e manager. Mercoledì 21 aprile, formiamoci, fondi impresa, finanzia la tua formazione a costo zero. Giovedì 22 aprile, impatto Brexit, gli scambi con UK alla luce dell'accordo commerciale e di cooperazione TCA. Venerdì 23 aprile, le reti d'impresa, un modello per crescere in Est Europa. Questi gli appuntamenti, potete fare riferimento alla mail economia@confindustriachp.it. Io non posso che ringraziare gli ospiti intervenuti, Di Baldassarre qui in studio, Amabile, e Rusciadelli, ospiti in collegamento. Ringrazio ovviamente i telespettatori per averci seguito, la regia di Andrea Di Fabio. Vi do appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.